20 anni abbiamo aspettato 20 anni per questo momento ed è bello, è un momento bello, è zuccheroso, è succoso, andiamo a Istanbul per vincerla. Ma a proposito, Pioli non la doveva ribaltare, li ribaltiamo, la curva, venite, siamo con voi, tutte parole, il Milan deve incominciare a essere un po' più umile, ma adesso ne parliamo del Milan, ne parliamo un attimo dell'Inter, io vorrei incontrare il Manchester City. Io vorrei incontrare il Manchester City in questa finale. Signore, è bellissimo andare in finale, è una cosa troppo bella. L'Inter è l'ultima squadra ad aver avuto una finale europea in Europa League con Siviglia, vabbè, l'abbiamo persa. L'ultima squadra ad aver vinto una coppa in Italia, la Champions League. Cioè, stiamo mantenendo noi interisti stiamo mantenendo il nome dell'Italia. Tanto per capirci un attimo, Milano siamo noi. Detto questo, che un po' lo dovevo perché c'era stata preoccupazione, io davvero, adesso davvero, si guarda a chi ha vinto, quindi bravo Inzaghi, ci cioè portato in Champions, probabilmente vince, speriamo di vincere questa Coppa Italia, quindi due Coppe Italia, una Supercoppa, bisogna dirle le cose. Non è che quando uno c'è da lamentarsi si lamenta e quando uno c'è da dire bravo non lo dice bravo, io lo dico bravo a Inzaghi. Era ultimamente, lo dicevo sempre più spesso, guardate che Inzaghi il gioco ce l'ha, guardate che la squadra c'è, tutte queste cose ci sono, assolutamente. Ma andiamo un attimo in campo Milan e dopo ritorniamo all'interno. Facciamo ping pong, andiamo in campo Milan. Pioli deve rimanere o non deve rimanere? Perché secondo me c'è tutta una storia del Milan che va riscritta. Molti e sono anche osservatori pensano che il carisma sia stato dato da Ibrahimovic. Quella squadra, la squadra che vince lo scudetto, la squadra che da Giampaolo diventa la squadra seconda, vice campione d'Italia e dopo campione d'Italia, era una squadra forgiata da Ibrahimovic e non da Pioli. Quest'anno Ibrahimovic non c'è stato, c'è stato solo Pioli. C'è stato solo Pioli e si è visto. Secondo punto, Maldini Massara. Attenzione Maldini e Massara, perché adesso vagliela a spiegare alla proprietà di questa campagna acquisti. Perché solo Ciao è stato quello buono, veramente un buon giocatore, ma tutto il resto non c'è la campagna acquisti di quest'anno. Non c'è De Ketelaer, non c'è Origi, non c'è Franks, non c'è Adli. Cioè, ma che hanno comprato? Cosa hanno fatto? Che giocatori hanno dato a Pioli? Cioè, molti si devono prendere la colpa, ma secondo me anche il mondo Milan deve essere un po' più umile. Questa è una mia idea, un attimino più umile a dire certe cose, che forse questa squadra non è così forte come sembrava. È una buona squadra, però una squadra che effettivamente questa è. Ragazzi, questa è di Leao, si immaginava, ah ma c'è Leao, io ero preoccupato, ho detto Leao può fare, è ovvio, è infortunato, tutto quello che volete, ma il Milan non segna all'Inter da 6 o 7 giornate, cioè il Milan non segna all'Inter da 6-7 derby, una cosa del genere. Cioè sono tantissimi, ha perso 3-0 la Supercoppa, ha perso 1-0, dopo 2-0, adesso 1-0, cioè perde e non segna mai, cioè qualcosa un po' bisogna raccontarsela. Un pensiero al Napoli che si sente un po' vendicato, perché anche il Napoli secondo me era più forte del Milan, però è arrivato in un momento un po' così, senza Osimhen infortunato. Avete visto cosa significa quando un giocatore forte è infortunato? Quando c'era stato Napoli-Milan, tutti a dire, ma sì, si lamentano i napoletani, non è così. È chiaro che ci sono dei giocatori particolari, peculiari per alcune squadre, che se glieli togli, Osimhen, il giocatore più forte che è il Napoli, non c'era, all'andata, al ritorno mancava Kim, e nel Milan passa, così è, così la Champions. L'Inter in questo momento ha tutti i suoi giocatori, tutti i suoi effettivi, è più forte. Ed è più forte per questo motivo. È bello però, è bello che siamo in finale. Io ve lo dico, è troppo bello. Non mi vedrete fare casino contro casino, perché devo anche rispettare il tifo dei tifosi milanisti. Però un po' alcuni tifosi milanisti ultimamente mi hanno un po' irritato, diciamocela tutta. Però io ovviamente non posso comportarmi e dire quello, ma a questi tifosi dico che è bello che dopo 20 anni vi abbiamo messo fuori noi. Fuori, state lì, tutti a casa Leale, che a Istanbul ci andiamo noi. Adesso domani ci vediamo a Manchester City Real Madrid, e io secondo me passo il Real Madrid e quello è un problema. Dopodiché
ci vedremo le due semifinali, la Roma col Siviglia, la Roma col Bayern e la Juventus col Siviglia e anche la Fiorentina col Basilea. Quindi iscrivetevi se non siete iscritti a questo canale, ragazzi, questo è il canale di YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, quindi se non siete iscritti iscrivetevi, diventerà sempre 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 più bello. Alla prossima, ciao a tutti, bravo, forza Inter, ciao ciao.